A tutti buonasera, benvenuti a Rete 8 Economy. Non lasciatevi sopraffare da nessuno, non lasciate che sia lui ad imporvi come dovete vestirvi, come dovete pensare, come dovete comportarvi, come dovete essere. Siate voi stesse fino in fondo, come lo sono io adesso. Siate quel che siete e se decidete di cambiare, fatelo soltanto perché lo avete deciso voi. A scrivere è Lucia Annibali, sfregiata con l'acido, come si ricorderà a chi segue la cronaca, in particolar modo di femminicidio e quant'altro. Abbiamo in poche parole anticipato la festa della donna, che è l'8 marzo. Noi andiamo in onda il lunedì e quindi abbiamo anticipato ad oggi la festa della donna, che poi non è nemmeno corretto dire la festa della donna, è la giornata internazionale della donna. Festa della donna è più frufru, è più qualcosa di legato al ristorante, alla mimosa, al dolce di mimosa, ai ristoranti pieni di sole donne e quant'altro. Quindi stiamo parlando della festa internazionale della donna, delle donne eccezionali, rivoluzionarie, semplicemente uniche e che possono essere vere eroine. Io parlo di Levi Montalcini, Hack, Curie, potrei star qui a nominarne tante. Io ho avuto il piacere e l'onore di intervistare la Rita Levi Montalcini all'università e la ricordo ancora con la sua mano ossuta che mi teneva il braccio, siccome, data l'età, il suo udito era si era abbassato, si avvicinava per sentire. Questa ve la voglio raccontare perché serve per la trasmissione. Ecco perché spesso noi uomini siamo così supponenti senza averne poi le capacità di essere saggi. Volevo dire che uno dei medici che era lì dall'altra parte della cattedra, siccome facevano le domande, c'era un premio Nobel, quindi potete immaginare, ha fatto una domanda lunghissima, difficilissima, e la Levi Montalcini con una voce bassissima ha detto: "Mi scusi, dottore, non so se sono in grado di rispondere a una domanda così complessa." Io, al posto di quel dottore, sarei andata a nascondere non so dove, perché la Levi Montalcini che ti risponde in quel modo, se mi consentite, non è proprio una bella cosa. Quindi vi ho voluto raccontare questo episodio. Ma passiamo al senso del nostro discorso. Siamo partiti con questa poesia, ne avremo delle altre. Vediamo di parlare del senso di questa festa, della festa, della giornata internazionale della donna. Comincio con la presidentessa della Commissione Pari Opportunità. Vi ho presentato? Non Non ancora. ancora. E lo facciamo subito. Stefania Bosco alla mia destra, imprenditrice. Abbiamo la signora Gemma Andreini, che è la presidente della Pari Opportunità, Buonasera. Commissione Pari Opportunità. Alessandra Lasic, che è una cantante lirica, Vilma Buonasera. Campitelli, che è una flautista, quindi abbiamo due musicisti stasera, e Buonasera. poi abbiamo la signora Anna Di Carlo, che è una donna di grandi meriti, in quanto è una tra le fondatrici della Fidas. Stiamo parlando di una cosa molto importante, del centro trasfusionale dell'ospedale di Pescara. Allora, il senso di questa festa. Stefania. Beh, sicuramente
Sicuramente ha una base veramente importante per quello che è successo, insomma, agli inizi del secolo, cioè il motivo per la quale, come dicevi tu, non è proprio una festa, ma è un ricordo delle donne che purtroppo sono venute a mancare in un'occasione, insomma, stavano lavorando, quindi insomma, è un fatto tragico che ha portato a una festa che oggi veramente è estremamente goliardica per quello che mi riguarda, insomma, che il commercio o insomma la vita attuale di oggi ha portato a un senso totalmente, non so, inutile, quasi un voler dire: oggi è la vostra festa, festeggiate solo l'8, dopodiché il giorno dopo tornate Ad essere nei ranghi. Cioè, è fatta le questa cosa mamme. veramente squallida, io la trovo per certi versi squallida. E quindi si dovrebbe ritornare al vero senso che rappresenta questa giornata. Presidente Andrei, allora? Convengo assolutamente con quello che diceva Stefania, bisognerebbe un attimo superare questo che è stato, io mi auguro, soltanto un momento nel quale si è pensato che la festa della donna potesse essere questo, che la rappresentanza di una donna libera che si può esprimere, che può uscire la sera con le amiche. Sembra questa quasi una retorica, ma quasi una cosa fuori dal senso. Però se ritorniamo un attimo indietro nel tempo, dopo il femminismo, diciamo che c'era stato un movimento nel quale comunque una certa indicazione di liberazione del ruolo della donna, infatti vedo che stanno andando le immagini ed è vero quello che è avvenuto allora, e questo non bisogna disconoscerlo, perché tutta quell'attività, io non sono una femminista, non lo sono mai stata. Ma penso che storicamente bisogna riconoscere alcuni meriti di alcune battaglie che sono state portate avanti. Questa del femminismo sicuramente ha portato un'evoluzione della donna, che però ha avuto dei limiti poi nell'applicazione stessa, perché se noi pensiamo che una donna si debba sentire libera soltanto perché può uscire la sera con le amiche, andare magari in un locale pubblico a emulare un atteggiamento assolutamente deprecabile come quello di vedere uno spogliarellista che si esibisce perché emula l'uomo in questo e si sente libera. Questo non credo che sia vero. Io penso che di questo ne abbiano preso contezza tante donne e sono veramente pochissime quelle che ancora fanno questi festini un po', passatemi il termine, un po' squallidi, insomma. Quindi alla fine quello che bisogna ridare valore è un valore a una giornata nella quale si deve prestare ancora più attenzione a quello che bisognerebbe avere come mira e come indicazione per tutto l'anno. Quindi che la donna debba comunque essere considerata una persona e quindi come persona abbia diritto al rispetto dell'altro. E quindi avere tutte le garanzie di una tutela dei propri diritti. Grazie. Alessandra Lasic. Concordo con voi pienamente nel pensiero che la festa della donna ha sicuramente oggi un connotato diverso di quello che tu dicevi, Gemma, che ha potuto avere negli ultimi anni, magari si vede sempre meno. Ogni tanto mi chiedono, delle amiche mi chiedono: ma tu festeggi la festa della donna? E io dico: sì, la festeggio. Festeggio i risultati delle battaglie delle donne che nel passato hanno combattuto una battaglia sociale, politica, e sono riuscite a promulgare un pensiero che forse noi riusciremo a portare ai posteri, un modo di pensare diverso, un modo di pensare e un modo di vivere uguaglianza tra uomo e la donna. Grazie. Signora Campiglietti. È un momento importante, io lo vivo
Diciamo certo come una festa, però anche, anche con una certa responsabilità. E concordo con ciò che hanno detto le mie colleghe. E per noi, io sono musicista, artista, quindi è un modo anche per incontrarci e trasmettere effettivamente ciò che storicamente le donne hanno composto, hanno costruito durante il proprio percorso, che oggi in realtà non è molto di dominio pubblico, non si è di tanta conoscenza. È un momento proprio per ritrovarci e dire cosa siamo, chi siamo, cosa abbiamo costruito fino ad oggi e ciò che possiamo trasmettere ancora nel futuro. Questo è molto importante. Grazie. Signora Di Carlo. Io non ho mai festeggiato la festa della donna, perché non credo di andare al ristorante a fare i festini, alla mimosa, a queste cose. Io credo che invece è giusto che questa giornata ci sia come ricordo, perché è importante, perché giustamente sappiamo com'è nata, ed è un giorno, un'occasione per ribadire esattamente la determinazione che hanno le donne, e bisogna lottare per far sì che arrivino dove non riescono ad arrivare, perché molte donne non riescono ad arrivare. Abbiamo anche le pari opportunità comunali e regionali, con la speranza che possano riuscire a determinare determinate leggi che possono arrivare a fare sì che le donne fanno. Perché oggi le donne sono, penso che anche lei già l'ha detto in precedenza, che questa giornata è troppo importante, come hanno detto le colleghe prima, sono i momenti proprio per ricordare che la donna è veramente è abbastanza forte, passa tante tempeste e poi alla fine riesce sempre a ottenere quello che vuole con tanta determinazione. Io ne sono convinta di questo. Io le ho presentate come eccezionali, rivoluzionarie, semplicemente uniche. Grazie, perché le donne sono veramente tenace. Grazie molto di questa presentazione. C'è un motivo in tutto questo. No, lo dico a favore di chi non sapesse, una vecchia società americana, la Cotton, si incendiò e morirono 148 esatto. operaie. Di lì poi ci sono state delle evoluzioni. È un po' nebulosa la storia dell'origine della festa delle donne. Nel 1946 in Italia hanno cominciato con le mimose, prima avevano scelto il garofano, un altro fiore, ma poi hanno pensato che la mimosa è un fiore, diciamo un bel fiore, apparentemente fragile ma forte, e quindi si è stata questa la motivazione formale di questo dono che si dà in quei giorni. Bene, quindi non dimentichiamo però che questa è una trasmissione economica, e io ho messo il titolo Economia al femminile, cioè tutte le persone che stanno in questo studio sono rappresentanti di business, di fatti economici, quindi abbiamo un'imprenditrice, abbiamo un rappresentante delle istituzioni, abbiamo una cantante lirica, una flautista, una signora del volontariato. 30 anni fa iniziò la signora Di Carlo, e tra le fondatrici della certo. FIDAS, sì. È imperterrita, come vedete, è qui. Allora, io comincerei proprio con questo binomio, cultura, economia, perché il prodotto interno lordo in Italia è dato dai beni culturali, signori, perché noi, come sapete, deteniamo il 70-80% dei beni culturali al mondo, e ho scoperto stamattina che l'italiano ormai è al quarto posto per viene insegnato e imparato in molti paesi, ha superato il francese, quindi voglio far capire che in poche parole, proprio perché c'è questo binomio tra cultura ed economia, che io chiedo e comincio a chiedere a Stefania Bosco, che è una donna del vino, che vuol dire?
donna del vino. No. Siete le donne del vino. Sì, voi. Cioè, oggi ho messo anche la spillina. Hai messo pure la... Sì, sono un esponente delle donne del vino Italia e della sezione Abruzzo. Donne del vino sono 700 donne in tutta Italia che praticamente coprono la filiera della viticoltura, enologia, gastronomia e fino ad arrivare al giornalismo di settore. Quindi tutte donne che dedicano la loro vita a questo mondo che io ci vivo, quindi ci sono nata, per me mi è stato dato di eredità. Però è bello confrontarsi con altre realtà di altre regioni, con le ristoratrici, con le giornaliste. Proprio lunedì, cioè scusate, sabato scorso abbiamo fatto la nostra serata, perché ogni anno abbiamo delle serate dedicate in questo periodo, quest'anno era dedicata al design. E abbiamo fatto una serata invitando una stilista della Toz che è abruzzese, e quindi abbiamo fatto questo diciamo incontro tra l'enogastronomia e l'arte, il design, quindi comunque anche la cultura, se ci vogliamo rimettere la cultura, il bello, perché per noi insomma comunque fare vino nel mio caso è sempre un'arte. E quindi comunque c'è questo interscambio culturale con altre attività e con insomma vari personaggi di donne abruzzesi. Poi mi dirai quello che fai nella cantina. Sì. Che lavora anche. Che lavora anche. Rappresentante delle istituzioni invece? Ma io riprendo quello che diceva giustamente lei, che aumentando il PIL bisognerebbe dare più spazio alle donne in tutti i sensi. Questo non lo dico io, ma lo dice anche la Carta di Nizza, che addirittura si era data un obiettivo e aveva detto che nel 2020 noi avremmo dovuto raggiungere una parità di posti di lavoro al 60%, le donne avrebbero dovuto avere un impiego al 60%, e quindi diciamo abbattendo questa disoccupazione femminile il PIL sarebbe cresciuto di 7 punti. 7 punti di PIL vuol dire che veramente sono tante finanziarie messe insieme, sono tanti soldini che avrebbero risanato un'economia. Quindi vuol dire che queste operazioni non sono state poi fatte in realtà, perché se l'obiettivo c'era, era stato indicato dall'Europa, azioni di questo tipo non hanno seguito, queste indicazioni non hanno seguito poi delle azioni. È vero che ci siamo trovati in un momento di crisi, è vero che la crisi sicuramente crea degli handicap, però è pur vero che dalla crisi si prendono anche delle opportunità, bisogna proprio cogliere quelle, perché le donne sono capaci in momenti di crisi di trovare delle risorse magari al di là di quelle che sono declinate in maniera normale, quindi una forza delle donne in questo senso è sicuramente un grosso vantaggio. Sono stata alla presentazione di due libri molto interessanti di Filippo Di Nardo, che parlava proprio del welfare al femminile e del welfare per i giovani, e questo hanno evidenziato quanto il benessere del lavoratore possa essere una TU in più per creare maggior produzione, perché sono riusciti a dimostrare che in un'azienda dove un welfare aziendale porta il lavoratore ad avere un benessere generale dovuto al fatto che magari non timbra il cartellino, deve soltanto raggiungere l'obiettivo, non ha vincoli di orario, non ha vincoli di tempi, ha la possibilità di avere dei voucher per le babysitter, dei voucher per l'assistenza all'anziano oppure altre diciamo attività di servizio, questo sicuramente porta al benessere del lavoratore e di conseguenza di ritorno anche a un benessere dell'azienda stessa, che ha una produzione migliore. Quindi diciamo dobbiamo trovare un attimo in momenti di crisi questi escamotage che ci permettano di crescere nonostante la crisi. Dei punti d'incontro. Bene, la signora Lasic ci deve avere pazienza perché abbiamo la pubblicità e poi riprenderà proprio lei. Pubblicità.
Abbiamo detto che Alessandra Lazic è una cantante lirica, quindi prima di farla parlare, ha già parlato prima bene, la vorremmo sentire, perché siamo tutti curiosi di sentirla. Io l'ho sentita più di una volta, ma qui qualcuno non l'ha sentita. Allora, se la regia è pronta, il buon Danilo è pronto, possiamo vedere la registrazione di Attila di Giuseppe Verdi, dove la Lazic fa la parte di Oda Bella. Difesero i fratelli e santo padroni belli il maestro malò. Bene, abbiamo ascoltato uno spicchio di questa opera di Giuseppe Verdi, interprete, come avete visto, Alessandra Lazic. E a questo punto io direi, ma il mondo della lirica mi sembra un po' maschilista. Un po' maschilista? Non lo so. È maschilista? Ma no, non direi. Diciamo che una parità esiste, diciamo così, che i cantanti, vabbè, cantiamo tutti quanti insieme sul palcoscenico e sembra che siamo tutti uguali, pare. E i musicisti che suonano nella buca dell'orchestra sono tutti quanti uguali, pare così. Potrebbe esserci il fatto che le donne sono pagate meno degli uomini e questo è un fatto di cui bisogna parlare. Ultimamente ce ne sono molte donne che dirigono delle orchestre, un po' poche sono ancora, pochi direttori artistici, i posti dirigenziali non molto, le donne non ancora li ricoprono così tanto come dovrebbero. Ho capito, quindi non c'è parità, diciamo, di trattamento. Beh, non ancora, come negli altri campi. Lo stipendio è sempre più basso, quello delle donne. Sempre più basso. Un'altra musicista, la signora Campitelli. Lei
Dopo le faremo, ha portato anche lei lo strumento, la sentiremo, ma intanto vuole presentare un libro, sì, che è una musicologa. Dunque, vediamo. Dunque, soltanto qualche mese fa è venuto alla luce questo volume importante, un volume col quale io ho lavorato 20 anni. Che volume è? È un volume che riporta un repertorio particolare, il repertorio delle compositrici, esclusivamente donne, che hanno composto. Essendo io flautista, naturalmente è un volume dove riporta una catalogazione delle opere per flauto, scritto da compositrici da tutto il mondo. È la prima opera universale questa, dove si trovano tutte le informazioni sul repertorio flautistico scritto da compositrici, e fornisce appunto indicazione sull'esistenza di un vasto repertorio musicale scritto da donne, oggi in parte poco conosciuto. E ho condotto per 20 anni ricerche tra biblioteche, fondazioni, documenti, spartiti, corrispondenze e contatti personali. E come ho detto prima, il periodo di realizzazione è stato di ben 20 anni, in quanto non esistono informazioni immediate atte a realizzare simili ricerche. Io per tanti anni ho collaborato con la Fondazione Donne in Musica di Fiuggi, e lì è stata un'occasione per conoscere tante compositrici da tutto il mondo. Infatti quest'opera contiene 2800 nomi, ma soprattutto 15.000 titoli di compositrici provenienti da tutto il mondo, dai 5 continenti. 5 continenti significa 100 nazioni. E quindi naturalmente sì, parliamo delle nazioni europee certamente, ma ci sono tante compositrici africane, tante compositrici del Medio Oriente, cinesi, sudamericane, insomma un mondo intero raccolto appunto in un volume dove è possibile trovare tante informazioni proprio sul repertorio. I nomi vanno di compositrici appartenenti dal XVI al XXI secolo, e naturalmente il filo conduttore è sempre il flauto, perché diciamo che la ricerca è partita essendo io appunto flautista. E contiene informazioni fino a, naturalmente non soltanto flauto, ma flauto con 12 strumenti, diciamo fino a ensemble cameristici, e flauto con voce, e insomma un patrimonio importante che è adesso a disposizione del mondo intero per conoscere quante compositrici effettivamente esistono e che hanno composto per tutti quanti noi. Benissimo, grazie. Bellezza non sono i capelli lunghi, le gambe magre, la pelle abbronzata, i denti perfetti. Bellezza è il viso di chi ha pianto e ora sorride. Bellezza sono le rughe segnate dal tempo. Bellezza è tutto quello che nasce da dentro e si manifesta al di fuori. Bellezza sono i segni che la vita ti lascia addosso, i pugni e le carezze che i ricordi ci lasciano. Bellezza è lasciarsi vivere per quelle piccole cose che fanno di una vita la vita. Signora Di Carlo, lei è una volontaria. Qual è l'apporto delle donne nel volontariato, nel suo settore? Allora, la FIDAS è un'associazione dei donatori sangue del centro trasfusionale che oggi conta 10.400 persone. Dopo 30 anni di lavoro, alla fine siamo arrivati a bei numeri, di cui 8.500 sono coloro che donano. Abbiamo 5.000 donne che vengono a donare sangue, di cui quelle periodiche, quelle che noi chiamiamo e si avvicinano alla donazione, sono esattamente 3.900. 1.000 donne non possono più donare perché giustamente per essere donatrice devi essere sana, altrimenti non puoi donare sangue. E di conseguenza vengono tolte per piccoli problemi di salute, però sono sempre partecipi all'associazione. Io posso dire, dopo questa bellissima esperienza, io sono presidente di questa associazione, la presiedo con mettendoci veramente, chi mi conosce bene, mettendoci il cuore, perché credo molto in quello che faccio.
perché io dico che donare il sangue è un gesto meraviglioso per tutte le persone che soffrono, che hanno bisogno. Pertanto molte donne si recano presso questo centro trasfusionale. La differenza è che io faccio il volontariato. Posso dire che oltre quelle che vengono a donare il sangue, abbiamo anche altre donne che vengono a fare il volontariato, delle maestre che sono in pensione, delle insegnanti, chiedono di venire e sono sempre più le donne che fanno il volontariato che gli uomini. Questo è per quanto riguarda la mia esperienza. E perché le donne sono molto tenaci, poi quando prendono un impegno lo portano a termine, c'è anche questo che dobbiamo dire, e io lo posso dire perché effettivamente lo verifico giorno per giorno che vado lì a fare il volontariato. E questo, io credo molto nel discorso femminile e sono sicura che quando ci impegniamo tanto riusciamo a ottenere tanti obiettivi in qualsiasi campo. Grazie. Prego. Ritorniamo alla signora Bosco per chiedere appunto che cosa fa in cantina, qual è la sua attività. Innanzitutto non pigio l'uva con i piedi. Non pigio l'uva con i piedi. Lo faccio. Posso andare qualche volta, mi è capitato di andare a raccogliere, ma non, vabbè, scherzi a parte. E io mi occupo dell'amministrazione, vabbè, come dicevo prima l'azienda è di famiglia, io sono la quarta in discendenza insieme a mio fratello che si chiama Nestore come il nonno, e abbiamo attualmente l'amministrazione entrambi, lui è più tecnico, lui è enologo, quindi lui si occupa principalmente proprio della produzione e di tutto ciò che riguarda il settore agricolo, io insomma, amministro, proprio, faccio proprio l'amministrazione, finanza, l'economia insomma, aziendale e più tutto ciò che riguarda anche il commercio, la promozione, marketing, comunicazione e quant'altro. Insomma. Ma il vino ha un certo fascino, cioè perché... Beh, sì. Il fascino proprio... Fascino, tale... forse non è sempre legato a una donna, diciamo che il mondo femminile se ne sta appropriando, diciamo, in un certo senso negli ultimi però anni. Sembra abbastanza però, bene. Però, sì. Beh, come dicevo prima, per noi è un fare arte, per chi è un produttore dalla terra, insomma, vede i propri frutti maturare e poi, insomma, dare di conseguenza, trasformarsi in un prodotto finito che dà delle grandissime soddisfazioni a chi dà delle emozioni per chi assaggia, insomma, condivide e quindi è goliardico, insomma, io dico sempre che il vino unisce qualsiasi persona, convivialità, insomma, è un elemento veramente fondamentale. E quindi penso che... Signora Darini, è stata nominata una commissione al Senato per... È proprio recentissima la nomina della nuova presidente di questa commissione, è una commissione sul femminicidio, quindi una commissione importantissima che metterà a frutto tutte le conoscenze che sono venute fuori anche attraverso l'applicazione della nuova normativa sul femminicidio. Segue la precedente commissione. La cosa che voglio sottolineare è che questa volta, e sono contentissima di questo e dà un bellissimo segnale, la Presidente è stata eletta quasi all'unanimità. Su 18 votanti ha preso 16 voti. È una rappresentante del PD, ma l'hanno votata le donne di altri partiti. Finalmente si riesce a sottolineare quanto su alcuni temi non ci può essere nessuna bandiera da sventolare. L'unica bandiera da sventolare è quella della lotta contro ancora il massacro delle donne. Purtroppo 72 donne ogni minuto vengono uccise nel mondo. È una strage, è una situazione veramente aberrante e ancora adesso in Italia, nella civilissima Italia, noi abbiamo delle donne uccise, abbiamo delle sentenze che dicono che c'è stata una tempesta passionale, che questo atto è stato compiuto in quanto c'è stata una tempesta passionale. Questa è veramente un'espressione, lei mi insegna da giornalista che le espressioni hanno il loro peso, la loro importanza e la loro eco, che sicuramente non è quella giusta, perché se ancora nel 2019
si parla di tempesta passionale per giustificare un atto di omicidio nei confronti di una donna, vuol dire che qualche cosa non funziona. Quindi questi giudici avrebbero bisogno un attimino di avere una regolamentazione etica, come hanno i giornalisti, sulla terminologia da utilizzare anche nelle sentenze. È vero che i giudici stessi poi si sono in qualche maniera corretti, o comunque hanno cercato di far capire che la gelosia era stata considerata come un aggravante e non come un elemento derimente, però comunque messaggi di questo tipo, soprattutto perché poi vengono ripresi e hanno una grande eco, non vanno mandati. Comunque l'interessante è che si siano ripresi sul discorso, perché, sì, perché a quel punto evidentemente si sono resi conto di quello che era accaduto. Nelle opere liriche le donne sono sempre vittime, mi sembra di trovarmi sempre con delle eroine o delle... o no? O sì? La violenza delle donne mi allaccia anche a quello che diceva la collega. La violenza sulle donne ha le radici antiche anche nelle opere liriche, a partire dalla Carmen, dove Don José si innamora perdutamente di questa bellissima zingara, pensando di possederla, convinto che il debito di questa donna nei suoi confronti è per sempre. Sarebbe riduttivo pensare che tutto il discorso è legato alla corporeità, alla fisicità della donna, quando invece la violenza si annida nelle relazioni, nell'idea del possesso che l'uomo ha nei confronti della donna, e anche nella incapacità dell'uomo ad accettare il rifiuto, ad accettare una fine, ad accettare la sconfitta oppure una fine di una relazione. Grazie. E adesso abbiamo ancora una pausa pubblicitaria e poi riprenderemo con la signora flautista. A tra poco. Bene, ritorniamo dagli studi di Rete 8, Rete 8 Economy, stiamo parlando di economia al femminile e tutto sommato stiamo discutendo della giornata internazionale della donna, che come è noto è l'8 di marzo, quindi venerdì. Noi andiamo in onda il lunedì e abbiamo pensato di festeggiare tra virgolette oggi. Allora, io direi a questo punto di sentirla, allora, sì, la signora. Sì, con piacere. Anche due minuti, sì, ma ci faccia sentire. Ecco, per voi ho portato un brano speciale, un, sì, brano di una compositrice palestinese. Bene. Nai Barghouti. Questa ragazza ha composto il brano che adesso magari farò ascoltare soltanto un inciso, ecco, sì, non credo, sì, sì, tutto. Brevissimo. È un brano che lei aveva 8 anni quando ha composto, a seguito di un bombardamento nella propria città, che era appunto Cana. Infatti il brano si intitola Cana, ed è proprio particolare in quanto insomma questa ragazza ha 8 anni. Ispirata da questo momento tragico, ha voluto proprio esternare i propri sentimenti attraverso uno spartito musicale. Questo spartito mi è stato dato personalmente dalla famiglia, che oggi è una ragazza appena maggiorenne, quindi a me fa piacere sempre farlo ascoltare. Sentiamo. Thank you.
brava, grazie, la ringrazio molto. Ripeto, questa è una trasmissione, rimane una trasmissione economica. Pensate che loro lavorano, sia Alessandra che lavorano nei teatri dove ci sono lavoratori addetti alle scene, addetti a chi fa la regia, siccome è un paese, voglio dire, che dal punto di vista della cultura, anche se molti teatri qui chiudono, e non purtroppo, perché dice chi c'ha il pane e non c'ha i denti, chi c'ha i denti e non ha il pane. Noi abbiamo i denti, ma ci manca il pane ogni tanto. Vorrei dire qualcosa? Sì, volevo dire, perché mi allaccio a quello che parlavate dell'economia, e anche noi che stiamo nel mondo della cultura siamo imprenditori nel mondo della cultura, e non per questo non seguiamo attivamente l'economia. Ed è un po' preoccupante che proprio nel momento della crisi la parte che va a impoverirsi sempre di più è la cultura. Mi ricordo un filosofo americano e anche un economista, Martha Nussbaum, che in uno dei suoi libri dice: il PIL di un paese non è soltanto la ricchezza, ma sono i beni culturali, e noi li abbiamo tanti, bisogna che ci ricordiamo di questo. Parliamo la stessa lingua, sì. Signora Dica, che cosa state preparando per la festa della donna? Possiamo parlare anche di economia con il volontariato, Corsando lo sa, visto che parliamo di economia. Bene. Perché io le devo dire questo, che grazie ai donatori dell'ospedale di Pescara c'è stata una richiesta del 5% in più di sangue dovuto da tutti i problemi dell'ospedale, chirurgie, ematologia, eccetera, eccetera. E noi, grazie ai nostri donatori e alle nostre donatrici della FIDAS, siamo riusciti a raggiungere il fabbisogno di questo ospedale. Questo sta a significare che il sangue non viene chiesto fuori, perché se noi chiediamo il sangue fuori sono dei costi che la regione poi deve pagare, perché il sangue fuori si paga. Per cui grazie a questo volontariato colgo l'occasione di salutare tutti i donatori e le donatrici della FIDAS, che ringrazio, perché ogni volta che li chiamiamo vengono sempre in piena estate, in inverno, con le festività, sempre. Abbiamo anche delle donatrici della ditta Bosco, noi, non penso che lei ha conoscenza, anche visto della FIDAS, abbiamo anche delle donatrici della ditta Bosco, noi, per cui ormai siamo diventate grandi, ma come obiettivo che ho è sempre quello di aumentare, l'obiettivo di lavorare molto con i giovani. Infatti facciamo il concorso scolastico da 10 anni, perché lavoriamo in tutte le scuole superiori dei 18 anni, perché i ragazzi si avvicinano alla donazione, è una cosa bella, perché molti non sanno nemmeno che esiste il sangue, il plasma, noi si donano non solo il sangue, il plasma, le piastrine, problemi di leucemia, cioè effettivamente è un mondo bellissimo di cui io credo tanto e cercherò sempre di aumentare di più, il mio obiettivo è quello. Molto bello quello che dice. Ma è anche pratica, molta pratica. Ma io ho detto che è molto bello quello che dice, lei. Sì, infatti, grazie. Io vorrei chiedere alla signora, alla Gemma Andreini, la doppia preferenza di genere, che cosa? Allora, la doppia preferenza di genere è finalmente diventata una legge anche della Regione Abruzzo. Grazie a un emendamento che è stato portato a fine 2018 abbiamo inserito questa doppia preferenza di genere. E cosa significa? Ormai dovremmo dire cosa ha significato. Ha significato che nelle precedenti, le ultime elezioni regionali c'era la possibilità di votare oltre che un uomo anche una donna. Non era possibile votare due uomini o due donne, pena l'esclusione della seconda votazione espressa. Questo per una questione di parità, non è una quota, torno a sottolineare. Non è una quota rosa. Non è una quota rosa, è soltanto l'opportunità di avere sullo stesso binario, sulla stessa linea di partenza, un uomo e una donna. E quindi avere la possibilità di votarli entrambe. Quindi c'era questa bellissima opportunità. Quello che ci stiamo domandando adesso è ancora. Devo dire, sto studiando i dati e quindi ancora non abbiamo un quadro molto chiaro della situazione, ma di primo acchito possiamo dire che 5 donne o forse 7
in base agli slittamenti degli assessorati, che avremo sedute negli scanni del Consiglio regionale su 31 consiglieri, è un numero che diciamo, può essere ritenuto dignitoso, visto che il consiglio precedente ne aveva soltanto una eletta, che era la Marinella Scrocco, e l'altra era la Sara Marcozzi in quanto candidata presidente. Quindi diciamo due donne prima, 5 o 7 donne ora. Qualche passo è stato fatto, ma tanti altri passi vanno fatti, non perché noi vogliamo necessariamente che ci siano più donne così tout court, ma perché abbiamo visto e abbiamo sperimentato sul campo che le donne hanno un approccio anche diverso alla politica e alle politiche di genere. Le politiche di genere non è una brutta parola, politiche di genere vuol dire soltanto che si ha un'attenzione particolare a determinate azioni che vanno nella direzione non del vantaggio della donna, ma del vantaggio della società tutta, perché quando si fanno delle politiche a favore della famiglia, questo ha una ricaduta sociale su tutti quanti. Ce lo può dire anche Anna Di Carlo, che ammiro tantissimo per il suo impegno e la sua attività ormai veramente trentennale. La conosco da sempre e ho grande ammirazione per lei e per tutte le donne che si occupano di questi settori, e loro ci insegnano che la donna che si occupa di questi settori ha un risultato maggiore, migliore, proprio perché ha una capacità di allargare il suo sguardo a 360 gradi. Questo vorremmo che venisse anche in politica, proprio per mettere alla prova le donne che possono mettere a frutto le loro peculiarità. Siamo in chiusura, chiudiamo con una poesia di Maria Teresa di Calcutta, donna, tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni, però ciò che è importante non cambia, la tua forza, la tua convinzione non hanno età, il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno, dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza, dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva, se ti manca ciò che facevi torna a farlo, non vivere di foto ingiallite. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni, non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te, fai in modo che invece che con passione ti portino rispetto. Quanto a causa degli anni non potrai essere, correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone, però non trattenerti mai. Io chiuderei con il Marese di Calcutta con un giudizio flash di ognuno di voi. Inizio con Stefania Bosco. Parole meravigliose, ognuna di noi, però penso anche un po' agli uomini, cioè sono parole che dovrebbero toccare in tanti, perché insomma sono parole di coraggio, di forza, soprattutto in questo periodo difficile un po' che stiamo vivendo un po' tutti quanti a livello economico e anche sociale, che si ripercuote appunto nel settore sociale, e quindi insomma prendere atto e farsi forza, come dice la Maria Teresa. Madre Teresa. Anch'io penso che sicuramente quello che dice la nostra bellissima suorina, come la chiamavano una volta, ma non era un diminutivo, o meglio, era un diminutivo ma non assolutamente, era quasi un vezzeggiativo per dire che questa piccolissima donna aveva in sé una forza e una determinazione che tanti uomini molto più forti, molto più ai tanti non avevano. Quindi riconoscere che in un piccolo corpo si possa avere tanta energia è sicuramente una cosa validissima. Questo ce lo sta dando la prova in questi giorni proprio questa bellissima ragazzina svedese che ha l'onore della cronaca perché è riuscita a andare su un palco importante come quello delle Nazioni Unite, prendere la parola e zittire tantissimi oratori che parlano, bla bla bla, ma in realtà non mandano dei messaggi concreti. Lei è riuscita
con la sua modestia, con la sua piccola taglia, a mandare dei messaggi importantissimi, e tutti i politici adesso si richiamano a lei, e quindi questa è una grandissima soddisfazione sicuramente per le donne, perché dimostra che la forza non è nel fisico. Alessandra? Molto importanti e molto belle le parole di Madre Teresa di Calcutta, che ci ricorda che l'importanza del ruolo della donna nei sforzi di pace e di rinforzare ancora tutti i discorsi della discriminazione della donna che ancora oggi risentiamo e siamo testimoni purtroppo. Certo. Signora? Belle parole, naturalmente condivido ciò che hanno detto le mie colleghe. E la donna deve essere ancora di più meglio conosciuta per la sua arte, per ciò che lei riesce a fare, riesce a donare all'umanità intera. E questo è un po' anche un mio obiettivo, quello di portare la musica delle donne, la voce delle donne nel mondo. Grazie anche a questo volume sarò la prossima settimana presso l'Università della Sorbonne per presentare il volume, che c'è stata grande attenzione, contatti dall'Università di Stoccolma, dall'Università di Copenaghen, dal Canada. E sono ben felice poter dire che le donne hanno composto e possono dare ancora tanto. Benissimo, auguri. Io la ringrazio per questa bella poesia che ha letto, perché effettivamente è stupenda, e veramente chi sente questa trasmissione, sentire questa poesia ti mette dentro qualcosa ancora di più. Per cui io, lei l'ho tenuta sempre una donna meravigliosa che, cioè, con tante fatiche è andata avanti, cioè, è stata sempre nella mia mente, perché dei momenti, anche chi fa il volontariato, sono dei momenti veramente che dici: ma no, basta, non è il caso, perché allora mi vado a fare una passeggiata al mare in bicicletta, eccetera, però poi c'è quel, non so cosa mi capita dentro, che mi dice: no, c'è troppa gente che ha bisogno, non devi mollare, devi andare avanti, e cerco di fare questo, e lei con questa poesia me la ricorda ancora di più con tanta forza. Grazie. Quindi no, chiudiamo qui questa trasmissione sulla Giornata Internazionale della Donna. Io ringrazio Stefania Bosco, ringrazio Gemma Andreini. Grazie a voi. Ringrazio Alessandra Lasic. Grazie. Poi Vilma, che io il cognome non lo riesco. Campitelli. Campitelli. Vabbè. E Anna Di Carlo. E Anna Di Carlo, vi ringrazio per essere stati con noi. E ai telespettatori buonasera a tutti, anzi felice sera a tutti. Arrivederci.